Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 17 marzo 2018. Papa Francesco, pellegrino tra pellegrini nei luoghi di Padre Pio. È la prima volta di Papa Francesco a Pietrelcina, la terza di un pontefice a San Giovanni Rotondo. Prima di lui ci sono stati Giovanni Paolo II nel 1987 e Benedetto XVI nel 2009. Papa Francesco, il 17 marzo 2018, raggiunge Pietrelcina e San Giovanni Rotondo per ricordare il centenario delle stimmate del santo e per i 50 anni dalla morte. Giunto a Pietrelcina, sceso dall'elicottero, il Papa ha percorso a piedi il vialone che conduce alla Cappella dell'Olmo, dove ha sostato in preghiera nel luogo in cui Padre Pio, da giovane sacerdote, ricevette le stimmate. Accanto alla Cappella delle Stimmate di Piana Romana, il Papa ha ricordato: «Ci troviamo oggi nello stesso terreno sul quale Padre Pio dimorò nel settembre del 1911, per respirare un po' di aria più sana. Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo, con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e la sua virtù, possiate diventare voi pure strumenti dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù verso i più deboli». Subito dopo il pontefice è giunto a San Giovanni Rotondo. Un susseguirsi di emozioni nelle poche ore vissute nella cittadina garganica. Il suo giro in papamobile per le vie della città, gli sguardi dei fedeli, i fazzoletti che sventolano e la gioia dell'incontro. A San Giovanni Rotondo Papa Francesco scalda il cuore dei fedeli. Al suo arrivo, nel poliambulatorio Giovanni Paolo II, visita 25 bambini degenti nel reparto di oncoematologia pediatrica. Il pontefice scatta selfie, abbraccia i piccoli, parla con i genitori e scrive messaggi con dedica. Un momento di grande emozione. Al termine della visita al poliambulatorio, Papa Francesco giunge nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Entrato in chiesa, saluta uno a uno i consiglieri generali dell'ordine presenti, i frati della fraternità, e giunge dinanzi alle reliquie del corpo di Padre Pio e al crocifisso delle stimmate, poste per l'occasione dinanzi al presbiterio della chiesa conventuale. Qui il Papa sosta in preghiera per qualche minuto. Finalmente l'abbraccio con oltre 30.000 fedeli. Con la papamobile attraversa il sagrato della chiesa di San Pio, si dirige in sacrestia per prepararsi alla celebrazione eucaristica. Papa Bergoglio ripercorre nell'omelia le tre eredità preziose del cappuccino con le stimmate, i gruppi di preghiera, gli ammalati di Casa Sollievo, il confessionale di cui il santo cappuccino è stato un apostolo. Tre segni visibili, traducibili con la preghiera, la piccolezza e la sapienza di vita. La vita cristiana non è una pagina di Facebook. Non basta mettere mi piace, bisogna vivere e donarsi da cristiani. Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina dei grandi santi, fa notare Francesco. Ma chi fa come loro? Perché la vita cristiana non è un mi piace, ma un mi dono. La vita profuma quando è offerta di dono, diventa ispida quando è tenuta per sé.